50 anni di autonomia legislativa del Molise e oggi le celebrazioni a Palazzo Daimmo per un evento storico per la regione che rappresenta un momento utile per discutere delle prospettive future alla luce dei drammatici dati che vedono il territorio molisano sempre più alle prese con lo spopolamento. Sono oltre 6.000 i residenti persi nell'ultimo anno, fenomeno che agisce direttamente sulla gestione dei servizi fondamentali e che apre un ampio dibattito sulla reale forza del Molise per mantenere l'autonomia conquistata nel 1971. In consiglio regionale chiare sono state le parole del presidente della Svimez Adriano Giannola: non si tratta di emigrazione ma di vero e proprio abbandono. Le regioni come Molise e come le altre devono ragionare su una strategia di ripresa dell'economia e su questo ragionare con il governo, perché oggi con il PNRR, che è una grande occasione, se non si determina una visione adeguata, questo rovesciamento della situazione sarà molto difficile. Come spesso dico, non è che si può fare manutenzione a un motore fuso, occorre cambiare motore. Per il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone il problema dello spopolamento è sì importante, ma comprende non solo il Molise ma anche le altre aree del Mezzogiorno. Tanti dei nostri 136 meravigliosi paesi, soprattutto quelli delle aree interne, soffrono l'aspetto dello spopolamento, però questo è un problema non solo della regione Molise ma è un problema di un po' tutti i paesi delle aree interne, delle aree montane, un po' di tutte le regioni. Questo è vero. Vanno messe in campo delle strategie giuste, idonee, per cercare di fermare o perlomeno rallentare questo fenomeno e questo effetto. Però è un aspetto non solo del Molise, ma è un aspetto proprio generale delle aree interne e montane d'Italia. Critica la minoranza che sottolinea l'inefficacia del governo regionale per arginare il problema spopolamento, così Primiani, consigliere del Movimento 5 Stelle. Io credo che i tempi siano ormai maturi per aprire un serio dibattito sul superamento dell'attuale assetto amministrativo e geografico delle regioni. Io sono fortemente convinto, a distanza di 50 anni dall'istituzione della Regione Molise, che forse è il caso di rivedere l'intero assetto costituzionale ed istituzionale. Successivamente alla relazione del presidente della Svimez si è poi aperto il confronto sulla cooperazione della macro regione, indispensabile per il Partito Democratico, per riuscire a mantenere l'autonomia e allo stesso tempo migliorare la gestione dei servizi fondamentali, come spiegato dalla capogruppo Micaela Fanelli. Questa consigliatura regionale molto spesso si è fermata sulle cose minute, poche leggi, poca pianificazione e poca programmazione. Per quello che una revisione critica del regionalismo nazionale è necessario, ancora di più vista da una piccola regione. Personalmente credo che dobbiamo alzare un po' lo sguardo, viviamo in una dimensione europea, abbiamo bisogno di tutelare meglio i diritti e i bisogni dei molisani e ci dobbiamo chiedere qual è la camicia che fa meglio per noi, il taglio che fa meglio per noi. Credo che almeno la cooperazione rafforzata, cioè lavorare di più con le regioni contigue, sia un obbligo.